Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutorials DIY ispirazione. Oggi sono qui con voi con un nuovo fai da te e vi farò vedere come realizzare queste bellissime due fascettine. Molto molto facili da fare e comode per chi magari vuole esercitarsi un po' con il cucito e anche insomma mantenersi un po' occupato. Ve le consiglio perché sono comode magari quando ci si trucca oppure ci si strucca, si possono mettere, si possono insomma possono tenere sui capelli. Io le trovo molto comode soprattutto in questi momenti della giornata, quando quindi ho bisogno di tenere la fronte libera, e non c'è niente di meglio di realizzare le proprie cose da soli. Quindi andiamo a vedere che cosa ho con me. Ovviamente mi sono portata il metro qui, poi ho la stoffa, poi ho qui il laghetto per i tessuti stretch, poi insomma tutte le cose normali che uso con il cucito. La prima cosa che facciamo è ovviamente controllare le misure. Controlliamo quindi la misura della nostra testa e facciamo sì che, essendo un po' stretch, può essere anche magari di un pochettino più piccina della nostra testolina, quindi può anche essere un po' meno, tipo ad esempio qua sono, qua la lunghezza è di 50 cm, considerando che in media la testa è un po' più grande, però almeno in questo modo è un po' più stretchy. Inoltre, per quanto riguarda lo spessore, qui noi abbiamo 12 cm, ma voi se desiderate potete anche farlo un po' più spesso, anche fino a 15, nessuno vi fermerà dal farlo, potete insomma renderlo più spesso se lo preferite. Per quanto riguarda la composizione, non ci è più richiesto di piegare a metà la nostra fascettina, quindi così ovviamente con la parte del pattern rivolta verso l'interno e andare a fare intanto la prima cucitura lungo tutta questa linea retta. Vedete, lo facciamo partire praticamente da qui e poi si passa dritto. Vado a sistemare per bene tutto il perimetro e questo lo vado a cucire. Benissimo, adesso che ho fatto questa prima cucitura, e vi ricordo che sto utilizzando l'ago per lo stretch, vado a rigirare tutto il mio modellino. Perfetto, una volta fatto ciò, tutto quello che devo fare è unire queste due parti, insomma. Quindi che cosa vado a fare? Vado a prendere la mia fascettina e l'unica parte che mi rimane sarebbe questa. Se volete sistemare inoltre la vostra fascettina in modo tale che rimanga insomma nella parte senza la cucitura, la potete piegare e rigirare in modo tale che non si veda e che quindi rimanga all'interno. Per quanto riguarda l'unione delle due parti, io vado qui a fare un risvoltino verso l'interno, così in questa maniera, vado a far passare qualche centimetro dentro e qui lo andiamo a cucire. Così, facendo attenzione anche alla cucitura in lungo, perché vedete, sistemata in questo modo, una volta cucita così, non si muove più e non si sposta. Se desiderate potete anche farlo senza macchina da cucire, anche perché è molto facile. Perfetto! Una volta fatto ciò, la nostra fascettina sarà ufficialmente pronta. Avete visto quanto ci vuole poco? È decisamente molto molto comodo e molto molto veloce. Penso infatti che sia la particolarità migliore di questo fai da te, la sua velocità e il fatto che si possa realizzare in pochissimo tempo, e se ne possono fare anche tantissime. Potete ovviamente anche utilizzarle, non so, magari per allenarvi, per togliere i capelli dalla fronte. Magari vi consiglierei un tessuto forse un pochettino più stretch e un pochettino più affidabile del solo cotone, ma è pur sempre una buona idea. Stessa cosa anche per questo qui, guardate che bellino. L'ho fatto direttamente con questo bellissimo punto di bordeaux, con questo tessutino un po' vellutato e morbido, un po' più pesante, però molto molto carino.
a parer mio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi proverete a fare una delle due fascettine e soprattutto se vi siete inventate qualcosa di interessante e nuovo. Nel frattempo, spero davvero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse, io vi invito a lasciarmi un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi e di accendere la campanellina degli avvisi, così rimarrete sempre aggiornati su ogni mio video. Per oggi è tutto, noi ci vediamo molto molto presto. Ciao!